Grazie Presidente. Allora, il tema di questa mozione è il commercio di libri su area pubblica. Tanto per inquadrare l'argomento, è un'attività che è stata istituita con una delibera di Assemblea Capitolina di 10 anni fa circa, no, 10 anni fa, il 2011, la numero 8 del 2011. Con questa delibera, e quindi è stata ratificata la possibilità di fare questo commercio, e poi è stato indicato il numero massimo di posteggi possibili sul territorio comunale pari a 50. E poi, cosa importante, è stata definita la natura di non stagionalità del commercio stesso. Negli anni successivi, poi, con altre delibere, si sono in qualche modo individuati le aree, no? Dove poter atterrare questi posteggi, e si sono poi date le disposizioni per la pubblicazione dei bandi. Ora ne parliamo oggi perché si è tenuta nello scorso marzo, il 23 marzo, una seduta di Commissione Commercio che io presiedo, una commissione voluta dal collega, in particolare voluta dal collega De Priamo, proprio perché questi operatori hanno chiesto di essere auditi per manifestare un po' i problemi che stanno vivendo. Allora, quello del commercio di libri è di fondo è un'attività che forse sta subendo dei problemi, no? Per il fatto che ci sono i libri digitali, per il fatto che ci sono altri prodotti magari audiovisivi, quindi c'è di fondo già una difficoltà. A questa si è aggiunta, come si dice, piove sul bagnato, le difficoltà ulteriori di questo periodo di pandemia in cui non c'è stata ovviamente la possibilità per tante persone di andare ad acquistare questi libri per le difficoltà che tutti noi sappiamo. Quindi questi operatori hanno chiesto di essere auditi anche per fare una proposta, per proporre una misura di possibile mitigazione di questo loro stato di sofferenza. E la proposta è quella che gli venga concessa la possibilità di vendere non solo i libri, ma anche qualche altro genere di prodotto, sempre prodotti di editoria, prodotti cartacei. E diciamo che questa facoltà, questo commercio in realtà è disciplinato anche e soprattutto da una legge regionale, la numero 22 del 2019, dove all'articolo 53 proprio garantisce loro questa facoltà, cioè la facoltà di poter dedicare una parte della bancarella, del posteggio, non superiore al 30%, alla vendita di prodotti diversi. Prodotti diversi, però la legge, la norma, dice assolutamente non generi di abbigliamento o alimentari. Allora, detto questo, nella Commissione, tutta la Commissione e i commissari presenti hanno concordato assolutamente il buon senso e quindi sul dare seguito a quanto richiesto, ed è questo quindi il tema della mozione che noi abbiamo sottoscritto e stiamo discutendo. E quindi nel deliberato noi chiediamo proprio che venga data la possibilità a questi operatori di poter vendere questi generi diversi. Abbiamo indicato, cosa importante, che tra questi prodotti non ci siano i prodotti souvenir, perché vogliamo evitare che si crei un conflitto con altri operatori che invece vendono questi oggetti. E nel dispositivo poi chiediamo in maniera ancora più estesa che ci sia uno sforzo, un'attività per in qualche modo contribuire a aiutare a mitigare queste sofferenze e ad aiutare questi operatori, perché siamo tutti convinti che è un presidio importante, no? Di aggregazione sociale, culturale. Noi tutti siamo convinti che se la cultura può essere declinata in tanti modi e vogliamo individuare un simbolo che per antonomasia la rappresenti, questo è sicuramente il libro. Quindi questo è il motivo per cui assolutamente abbiamo dato seguito a questa richiesta degli operatori. Siamo qui a discutere questa mozione. Ringrazio il collega, il consigliere Di Primo di averla prontamente portata, richiesta la convocazione della Commissione. E questo è quanto. Grazie Presidente.